Salve a tutti amici, un saluto al vostro Corrado Esposito Personal Trainer. Vabbè, nome molto, titolo del video molto aggressivo, ma per un motivo giusto, ovvero tanta gente non capisce che se io faccio dei video sono riferiti a degli argomenti che mi vengono chiesti. Non è che mi sveglio la mattina, ah, faccio il video e qui c'è a casaccio. No, se le persone a me mi chiedono un argomento specifico, io prendo e ci faccio un video. Questo non capiscono le persone. Allora, sto facendo i video sui fake natural perché tanta gente non lo sa. A me non mi serve di sapere se Sam Sulek è natural, se Mike Horn è natural, se la Lu Viking, la Lu Barbone, Lu Barbara è natural. Cioè, non mi interessa. Io lo sto facendo perché tante persone mi vengono a chiedere, secondo te quello mi fa capire che molte persone non capiscono manco la base basilare. Perché ci ho avuto insulti che John Cena era nato, che Batista era nato, che Brock Lesnar era nato, che la Lu Viking, Liver King che era nato. Cioè, molta gente neanche queste piccole basi sa. Allora io con il mio canale, che non è grosso, ma comunque già siamo quasi a 1500 iscritti, presumo, anzi iscrivetevi al canale e lasciate un like al video se vi va. Presumo che arriveremo presto a 1500 iscritti e saremo sempre di più nei prossimi mesi. Mi interessa, per chi magari non è pratico, chi magari si beve tutte le fandonie, di spiegare quello che è. Purtroppo questi atleti, voi non avete capito, ti dicono che sono natural. Perché Liver King ti dice che è natural, Mike Horn ti dice che è natural. Questa gente, oppure le scrive proprio nei profili, natural, drug free, tutte se puttanate. E la gente ci casca, perché non ha l'esperienza che c'ho io, o c'hanno tanti di voi che mi seguite, mi scrivete, guarda qua, che domanda è, Sam Sulek e no. Che cazzo c'entra? Perché lo sei tu? Non è detto che lo sanno tutti. Allora io faccio dei video per far sì che la gente capisca quali sono le cose che andiamo a trattare, soprattutto chi non lo sa. Perché, ripeto, non tutti sono del campo, non tutti sanno bene distinguere un natural da un non natural. Questo sono io quando facevo le gare, questo è il limite che può avere un natural. Ho visto il video di Flavio Raponi, che mi è piaciuto, sulle Iene. Se andate là, le Iene hanno fatto fare lo test, anche a me mi avevano detto una volta la favoletta che il doping si vedeva fino a 3-4 mesi prima. Non è così. Sappiamo che ci sono delle sostanze che ti permettono di annullare gli effetti del doping quando tu vai a fare un'analisi. Quindi io facevo le gare di bodybuilding, appena c'avrò la possibilità, se le riesco a estrapolare i file dalla memory card, vi farò vedere la categoria mia. Una volta feci i pesi massimi, io pesavo 87 kg in gara, c'era gente altro 1,60 m, quindi 20 cm più bassi da me, quasi 30, che pesavano più di me. E dice, com'è possibile? Non sapeva ancora questa storia che fai una settimana, due di pulizia, ti pigli determinate sostanze e non risulta più nulla. Ma è ovvio che sia così. È ovvio che la situazione è questa, quindi è inutile che ci arrabbiamo, ci indigniamo, sopra, sotto, a destra, a sinistra, è inutile. Conviene prendere e fare le cose e dirle come stanno. Dato che ho visto l'intervista di Mike Horn, per dirvene uno, no, io sono natural, io non ho mai preso... Cioè, una persona che finge e mente in quella maniera spudorata può mettere a credere alcune persone la pazzia, dice, questo è impossibile, sta dicendo così, io ci credo. Quando in realtà non è assolutamente possibile, perché Mike Horn è 3 volte a me, siamo alti più o meno uguali, è 3 volte più grosso di me. Com'è possibile? Non è normale una cosa del genere. Quindi, se io faccio dei video, c'è proprio gente che un po' ci sta nelle capre, che ne capiscono un cazzo e non si informa. Poi c'è gente che magari si è avvicinata da poco al mondo del fitness, si sta informando, e a quelle persone dobbiamo dire le cose. Quindi è inutile che ogni volta io faccio un video su un atleta, su un wrestler, su una cosa, venite a rompere i coglioni. Cioè, pure Ultimate Warrior, sai quanta gente a me mi ha detto che Ultimate Warrior è natural, che Hulk Hogan è natural? Allora io là cerco di fare dei video per far capire a queste persone che si stanno sbagliando. Ma non è che sono scemo, oppure che io non lo so, oppure che a me piace parlare dell'ovvio. Voi date per presupposto che un canale di fitness lo segue solo gente iper esperta di fitness. Non è così. Un canale di fitness lo segue anche gente che magari non è iper esperta e per la quale vale la pena fare dei video. O dei ragazzetti giovani che si iniziano a interessare al fitness, al bodybuilding. Anche io ero convinto, quando avevo 17-18 anni, che solo con gli integratori e con l'allenamento sarei diventato enorme. Poi quando mi sono allenato per anni e sono andato avanti, mi sono reso conto che c'avevo un limite. Più di quello non potevo andare. Però magari in una certa età, non avendo tutte le conoscenze, puoi credere di poter raggiungere certi risultati. Anche se non sei anche natural, non è così.
un fisico natural è limitato a una certa crescita. Più di quello non puoi andare, ti puoi devastare di integratori. Guardate su YouTube quanta gente c'è natural che si devasta di integratori. Non cresce più di tanto, sempre là. Allora vi dico io, non potete pretendere che si fa informazione solo per l'esperto di fitness o... No, a me piace parlare di tutto. Piace parlare anche di atleti che si spacciano natural e non lo sono. Perché così li smerdi, anche nel nostro piccolo, li smerdi e in più... E in più fai un'informazione per chi non lo sa. Non si può pretendere che io sono esperto di una cosa, tutti dobbiamo essere esperti. Allora che cazzo stiamo a fare? Allora facciamo un canale, ci avremmo 100 iscritti su sto canale, 100 persone che sono esperte di quella cosa. Ripeto, poi stanno quelli che non lo vogliono credere, che ci devi litigare perché dopo iscrivi. No, ma guarda che quel Batista mi ha scritto un set. Ma che cazzo stai di? Batista è natural. Batista, sappiate, più steroidi. Che stai a dire tu qua, tu sei solo in video serie. Quella gente là non conviene neanche a parlarci. Però c'è tanta gente che magari viene portata sulla cattiva strada di pensiero perché non ha l'esperienza. È giusto che uno come me, che c'ha esperienza, riesce a riconoscere a un chilometro chi si dopa e chi no, lo dice. Lo dice. Senza paura e senza problemi. Quindi fatemi sapere che ne pensate, ci vediamo nei prossimi video.